Allora, facciamo un minimo di riassuntone di questo evento narrativo che a me piace molto, è stato veramente molto carino, almeno nelle prime due parti. Vediamo come si andrà a concludere con la sua terza parte. Che cosa devi fare all'interno di questo evento narrativo? Devi fissare Honkai perché c'è un super virus che ha infettato il gioco e noi, grazie all'aiuto della nuova Valkyria Crononavi, ovvero la versione evoluta dell'interfaccia e tutto il resto, dobbiamo essenzialmente risolvere i bug all'interno del gioco, che è molto carino. E la parte più divertente di questo evento narrativo è come rompe la quarta parete, nel senso che il gioco è cosciente di quello che fanno i propri giocatori, no? Quindi una delle parti più divertenti che c'erano nelle prime due parti narrative era essenzialmente come per esempio, guarda, c'è questo giocatore che sta cheatando perché ha il punteggio migliore in assoluto ed è un numero che è inarrivabile. Oppure, guarda, dobbiamo completare le nostre giornaliere prima di fixare il gioco. Oppure, qual è che era un'altra cosa? Era, ah sì, quando praticamente viene, c'è l'introduzione di questa Valchiria Crononavi, che sarebbe la signorina evoluta di Eichan. La prima cosa che il nostro personaggio, che sarebbe il capitano, dice a questa Valchiria: dato che tu sei l'intelligenza artificiale che gestisce il gioco, dammi più cristalli gratuitamente. Chiudi gli occhi e fai finta che non sia successo niente. Che sta accadendo? Insomma, ci hanno svegliato queste tre aiutanti, che anche loro gestiscono il gioco. Ti ricordi cos'è accaduto? Allora, per fixare Honkai Impact Third, noi e la signorina Aya Hyperion Lamb ci siamo diretti al server Melchior, che sarebbe Melchior e anche Baltasar, che sono due server che gestiscono Genshin, che gestiscono Honkai. E questo tizio aveva rapito queste piccole amministratrici di Honkai e distrutto una parte del gioco. E poi ci ha anche attaccati. Infine, BBB vi ha trovati e per proteggerci la signorina amministratrice, che sarebbe Crononavi, si è sacrificata. Lascio Honkai Impact Third nelle tue mani. Guardate che bella immagine. E invece non è morta, eccola qua, la signorina amministratrice, che può apparire solo in questa forma di ologramma. Ok? Allora il capitano dice: quindi fammi pensare, cosa significa che, dato che sei un'intelligenza artificiale, la chiave del tuo programma non è nello spazio di dati di Honkai Impact Third, ma in un'altra parte? Sì, quindi questo è il motivo per il quale lei è ancora viva, tra virgolette. E lei al momento non ha il potere di fixare alcun dato. Questo c'è il designer, che è un altro personaggio secondario che abbiamo incontrato nell'ultima parte narrativa, che dice: in realtà c'è un modo. Ah, addirittura non possono modificare i dati, o meglio, riparare i dati della signorina amministratrice. Quindi, perché non ripararli creandone una Valchiria? Quindi una Battle Suite? Geniale! Quindi praticamente vogliono metterla nel supply system, che è un po' come per dire, vogliono metterla nei banner, così noi la pulliamo e la otteniamo come Battle Suite e la possiamo utilizzare. E vabbè, Dio mio, adesso ci sono pure le problematiche nel pullare la Valkyria. Sì, che poi, scusami, io, per me non è un problema, tiri fuori la carta, paghi, è finita. Ah, non possiamo utilizzare i nostri cristalli se i server sono chiusi, ok? Dobbiamo trovare un modo per ottenere i cristalli dal gioco. Dobbiamo fare gli achievement. Allora, siamo a Kolostan. Ok, ha tenuto i suoi cristalli in una treasure chest. Va bene. Ok, per prendere questi cristalli abbiamo bisogno di un avatar per interagire con le treasure chest. Ah, ci può dare solamente l'avatar di un NPC, addirittura. E noi rispondiamo: ho un brutto presentimento su questa cosa. Vediamo un po'. Addirittura! Perché sono diventato 8? Oppure, evviva! Siamo il signor 8 che sta a capo di tutto. Tra l'altro, 8 che sorride, ma quando mai?
l'altro, questo è l'ambiente del capitolo 28. Sì. Eccolo qua, il signorino 8. Dai, è un bell'avatar, eh. Pure la presentazione. Dobbiamo seguire la signorina. Guarda, guarda come si muove in modo carino. È apparsa dal nulla la signorina Durandal. Qualcuno mi ha detto che potresti distruggere il presente per far rivivere il passato. Che significa? Che è tutta la parte narrativa del capitolo 28. C'è pure Kiana. Oh, cavolo. Hai un tempismo perfetto. Che cosa stai facendo? Dai, possiamo parlarne. Ci faranno a botte malamente. Senti, ti ho detto che non sono io 8. Capitano, dovresti darti la gambe. Ok, via, via, scappa, scappa via di brutto. Via, 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 via. Mi sta raggiungendo male. Oddio, scappa. Mi piace come alcune volte ci mettono il cattivone del gioco come protagonista. Con le tue impeccabili abilità di evasione e un'incredibile fortuna, sei sopravvissuto a Durandal, cioè all'attacco di Durandal e Kiana e sei ritornato nel modulo tutto in un pezzo. Ok. Non andremo a pullare qui perché il server non è ancora attivo. Dobbiamo andare nel supply space. Ok, abbiamo la potenza di combattimento che ci serve. Andiamo nel supply space. Tutte le battlesuit, le stigmata e le armi esclusive sono qui. Boss, non stai mica pianificando qualcosa di male, vero? Beh, io ci farei un pensierino. Ah, no, no, assolutamente. Se ti paro una persona che può pianificare qualcosa di così malvagio. Trema tutto. Che sta succedendo? Insomma, alla fine è il signorino BBBB. Bingo, bingo, bingo. Allora, se raggiungiamo il terminale, lì ci sarà una zona tranquilla, quindi non dovremmo avere problemi. Ok, andiamo veloci. Veloci. Altri nemici. Possiamo evitare di utilizzare la burst. Ecco qua, raggiunta la zona. Siamo entrati con Kiana. No, aspetta. No, loro sono rimasti fuori. No! Dai, non abbiamo più le nostre valchirie. Ok, siamo nel supply screen. Ah, vedi? L'hanno ricreato tutto. Tra l'altro, molto carina questa, eh. Allora, abbiamo pullato e abbiamo ottenuto viola, viola, ancora viola. Niente traccia di... Nessuna traccia di AI. Ah, la storia della mia vita. La storia della mia vita. Vedi quando ti ottieni full di merda. E non perdere le speranze, boss. Continua a fullare. Ancora viola. Viola e ancora più viola. No. Ancora una volta è sempre viola. Un'eternità dopo. Non ci danno nemmeno un frammento dopo tutte queste pull. Ma non è giusto.
Devi essere la persona più sfortunata del mondo, boss. Sta zitto, non c'è bisogno che mi ricordi questa cosa. È strano, avresti dovuto triggerare il garantito dopo tutte queste pull. Perché c'è anche il garantito su Honkai. Allora, potresti fare un'altra volta. Io andrò ad accedere al sistema di debug per vedere cosa c'è di sbagliato. Va bene. Ah, ecco cos'è. Signorino BBB ha infettato anche la nostra pool. Ha ottenuto quasi il controllo completo di questo gioco. Anche del suo supply system. E ci hai tolto la possibilità di sbloccare nuove valchirie. Ma questo cambiamento va contro la logica fondamentale del sistema. Anche senza l'aiuto della signorina amministratrice, andremo a fissare questo cambiamento. Non avrete il tempo di farlo. E ha evocato dei mostri. Ok, combattimento. Ullala. Ah, dobbiamo proteggere pure la signorina. Di burst. Altra burst. Adesso. Oh, ha evocato il dragone. Aia. È tempo di andare offline, capitano. Signorina designer. Questa è la nostra ultima possibilità per fare qualcosa. Ho aggiustato il sistema del supply system. Adesso possiamo pullare per la signorina amministratrice. Ma non sapevo. Non era a conoscenza che la signorina amministratrice aveva essenzialmente messo una core unit secret key per i suoi dati. È un modo per un dispositivo di sicurezza. Ma adesso ci va a fermare se vogliamo farla tornare in vita. Dobbiamo entrare questa chiave per estrarre i suoi dati. Ma solo lei conosce dov'è questa chiave. Quindi l'ultima speranza siamo noi. Allora, prova a ricordare. Ha mai menzionato qualcosa del genere? Ci siamo ricordati qualcosa? In quel momento, il Core Unit Secret Key... Ti renderò il mio giocattolo adesso. Che cosa vuoi essere? Il protagonista, l'NPC o un boss principale? Tutto è possibile. Perché un camp è già tutto mio. Nelle mie mani diventerà un gioco migliore. Più e più giocatori andranno a riempire questi server. Abbiamo raggiunto la supply crate.
Quindi la designer ti ha detto che aveva fissato il sistema del supply system? Newsflash! La signorina AI ha una chiave segreta tutta per sé. Senza la chiave, puoi utilizzare qualsiasi numero di cristalli, ma non puoi pullarla. Ah, l'ironia! L'amministratrice del gioco che va a chiudere se stessa grazie alla sua chiave di sicurezza. Adesso sarò io il nuovo amministratore del gioco. Non così veloce. Signorina AI, rise and shine. E adesso è il nostro momento di combattere. Ah, la chiave di sicurezza era Thanks for all the amazing memories, che è quello che io avevo scritto come messaggio da dare agli altri giocatori per ricordare Honkai. Quindi questo l'avevo scritto io. Questo è l'incantesimo per riportare in vita la signorina Aya Hyperion Lambda. Ritorna, Miss Amministratrice. Omatase. Eccola qua che è tornata. Come hai potuto dare la tua chiave di sicurezza a un umano? Sicuramente è difficile per te da capire. Il tuo unico scopo è quello di possedere tutto il gioco e renderlo, e render il tuo campo di divertimento. Perché credi di essere così diversa da me? Ehi, signor Virus, la signorina amministratrice è un milione di volte meglio di te. Esatto, con il potere dell'amministratrice e di noi Eichan unite, non hai nessuna chance di affrontarci. Ok, è ora arrivato il momento di rimuoverlo dalla scena. Sconfiggiamo BBBB. Non fatemi ridere. Get ready for the battle. L'ultima battaglia per espellere BBBB. L'ultima missione per il team di riparazione di Honkai. Ullala. Aspetta. Pure gli elfi ci sono, addirittura. Ci sta buttando. Abbiamo AI alla massima potenza. Final Defense Mechanism.
Tutte le tre Eichan formano un singolo triangolo e stanno di fronte alle AI. Là là, addirittura. Eichan, datemi il vostro potere. Ultimate AI Lightsaber. Addirittura, ragazzi, una tripla onda energetica tipo stile Gohan Goku. Signorino BBBB, nessun virus può sopravvivere alla nostra potenza. Beh, dopotutto abbiamo creato il gioco assieme alla signorina amministratrice. Non possiamo perdere contro un virus. Allora, il nostro lavoro non è finito, gli Eichan ritorneranno ai loro moduli e andranno a controllare ogni traccia del virus. Grazie per aver salvato il gioco assieme a me. Eh beh. Dai, allora, questa parte narrativa è stata fantastica, assolutissimamente sì. Mi è piaciuta tutta. È stato bello il finale e tutto il resto. Ora non so andando avanti che cosa si sblocca. Sicuramente dovremmo fare altre sfide e tutto il resto. Però niente male davvero. La cifra amministrativa è aggressiva di Bridge. Ok, vedi? Possiamo interagire? Ci incontreremo di nuovo, ovviamente. Magari anche prima di quanto ti aspetti. Beh, sì, effettivamente adesso dobbiamo entrare nello shop e prendere i frammenti. Ovviamente, ok. Ecco qua, ci prendiamo anche questo. E ora aspetto di raggiungere i 2000, meglio i 3000 cristalli per prendermi questo outfit molto carino. Però adesso abbiamo sbloccato la Valchiria. Vediamola, dovrebbe esserci qua. Eccola qua, 55. Crononavi. Ripeto, queste Battle Suite SP Support sono gratuite all'interno di Honkai, cioè si possono ottenere senza dover pullare nei loro banner. Poi certo richiede un po' più di tempo per farle fare un rank up al rango S, doppia S o tripla S, ma chi se ne frega, sono personaggi appunto essenzialmente gratuiti. Insomma, gente, spero che vi sia piaciuto questo evento narrativo, esattamente come è piaciuto anche a me, perché merita veramente tanto. Ok, siamo al 50% di qua. Insomma, questi sono un pochino gli eventi che girano qua su Honkai Impact Third. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti su YouTube e io vi do appuntamento al prossimo video.